Quindi richiamiamo un attimino il discorso delle equazioni differenziali. Equazioni differenziali possono o meno convergere in modo iterativo e con una certa velocità di convergenza. In particolare, ciò che distingue un'equazione lineare da una non lineare è proprio questo. Anzitutto nell'equazione lineare la convergenza non dipende dal punto x0 scelto come punto iniziale, ma se converge l'equazione lineare converge alla soluzione. Questa è una proprietà detta di consistenza. Quindi l'equazione lineare converge o meno in funzione dell'x con 0 scelto inizialmente, e può convergere a una x diverso dalla radice. Ma ci eravamo fermati al metodo della bisezione, che è il più semplice, di tutti, e che per dimezzamento attraverso diciamo intervalli via via dimezzati, ecco, converge. Questa è una proprietà. Converge globalmente alla soluzione, per cui la convergenza del metodo di bisezione è garantito, è sempre garantito, qualunque sia la stima iniziale della soluzione. Passiamo ora al metodo delle secanti. Vediamo di visualizzarne il metodo graficamente. Quindi A e B, sia il nostro intervallo, ben inteso, valgono esattamente le condizioni di cui prima, e cioè che f di x appartenga alle funzioni c1 in AB, e cioè sia continua con la sua derivata prima nell'intervallo AB compresi gli estremi, che f di A per f di B sia minore di 0, quindi che agli estremi la funzione abbia segni diversi. Cosa fa il metodo delle secanti? Beh, traccia la retta, per così dire, secante, che ci congiunge f di A con f di B. Ecco un caso davvero illuminante in cui la soluzione è stata immediatamente individuata. Rientriamo nel genere comico in questo caso. Proviamo se siamo più fortunati. Penso di sì. Ecco, tracciamo la retta che congiunge f di b con f di a. Andiamo, individuiamo dove questa retta interseca l'asse delle ascisse. A questo punto andiamo sulla funzione, dalla funzione tracciamo, dall'intersezione tracciamo una nuova secante. Intersechiamo l'asse delle ascisse, andiamo sulla funzione, insomma ci si avvicina,
alla radice alfa attraverso una serie di rette secanti, delle quali, ben inteso, si può scrivere l'equazione. In ogni caso, il metodo delle secanti, come principio base, ha lo spostamento del punto A o B dell'intervallo di turno, che riduce questa volta, non di mezzo, di volta in volta l'intervallo intorno alla radice. Mettiamoci, per esempio, tra due punti, xn e xn più 1, oppure xn meno 1, xn, e immaginiamo di tracciare la nostra secante. Che equazione ha la nostra secante? Beh, allora, se questo è xn meno 1, questo varrà esattamente f di xn meno 1 e l'estremo successivo f di xn, per cui chiamiamo il punto a sinistra e il punto di destra B. Possiamo dire, possiamo scrivere il vettore che va da A a B, che chiamiamo B meno A, che ha come ascisse la differenza delle ascisse xn meno xn meno 1 e come ordinate la differenza delle ordinate f di xn meno f di xn meno 1. Quindi qualsiasi punto x di coordinate x f di x che si trova sul segmento b meno a, in un certo senso è parallelo proprio a b meno a. Quindi potremmo scrivere p meno a parallelo a b meno a. Ma p meno a ha come componenti x meno xn meno 1 f di x meno f di xn meno 1, tale per cui se due vettori sono paralleli, posso tranquillamente scrivere p meno a è uguale a t volte b meno a. Se volete, P meno A diviso P meno A è una costante. Questo, diciamo, da un punto di vista grafico, può essere evidenziato dal fatto che sia B meno A e sia P meno A giacciono su una retta avente la medesima pendenza. E cioè questi due triangoli sono simili, ok? Attenzione. Dunque, se riscrivo componente a componente il parallelismo tra P meno A e P meno A, scrivo x meno xn meno 1 uguale a t volte xn meno xn meno 1. E ancora y meno yn meno 1 uguale t volte yn meno yn meno 1. Isolando t e t dalle due equazioni, scriviamo proprio t uguale a t, e cioè x meno xn meno 1 diviso xn meno xn meno 1 uguale y meno yn meno 1 diviso yn meno yn meno 1. Vedete che il delta x possiamo anche rifrasare scrivendo x meno xn meno 1
diviso y meno y n meno 1 è uguale a xn meno xn meno 1, sì, diviso yn meno yn meno 1, e cioè i delta x su delta y sono i medesimi, e dunque, come dicevo prima, mi sposto su triangoli simili. A questo punto possiamo estrapolare la x. Quindi da questa espressione estrapoliamo la x. Quanto vale la x? La x vale, con semplici calcoli, xn meno f di xn per xn meno xn meno 1 diviso f di xn meno f di xn meno 1. Chi è questa x? Ovviamente questa x è la x n più 1 allo step successivo. Bene, allora cosa corrisponde in termini pratici il metodo delle secanti, che ha ben inteso come metodo di successione? Vedete, questo è un metodo che lega l'xn all'xn più 1 e dunque genera una successione x con k generico. Qual è il sistema che risolve il metodo delle secanti? È questo, y uguale f di xn più f di xn meno f di xn meno 1 diviso xn meno xn meno 1 per, vado sotto, x meno xn. Vedete che se interseco questa y con l'asse delle x, che è y uguale a 0, riottengo per altra via la medesima successione. Quindi il metodo delle secanti ha come principi cardine, come formulazione analitica, quella appena illustrata. Bene, se A è una, si dimostra che è, ecco, una piccola, un piccolo teorema, una piccola proprietà del criterio delle secanti, che se per ipotesi alfa è una radice, e se inoltre, quindi ipotesi 2, f è 2 volte derivabile con derivate continue in AB, allora scelti due x0 e x1 sufficientemente vicini. Quindi ipotesi 3, scelti x0 e x1, tali che alfa meno x1 e alfa meno x0 sono entrambi sufficientemente piccoli, cioè distano da alfa sia x0 che x1 distanze sufficientemente piccole. Allora, x con n per n che tende a più infinito tende esattamente ad alfa. Vedremo che per il teorema, per il metodo delle tangenti, questo teorema è in parte, soltanto in parte, modificato, ma il tutto lo vedremo alla prossima puntata.